Nuove dichiarazioni shock del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte. Nel corso di una visita in Vietnam, Duterte ha difeso la sua politica sulla lotta alla droga e ha confessato di avere ucciso una persona quando aveva 16 anni. Sono quasi 4.000 finora i morti dalla guerra senza quartiere al narcotraffico portata avanti dal presidente. Quando ero un adolescente, entravo e uscivo di galera in continuazione, ha rivelato Duterte. A 16 anni avevo già ucciso qualcuno, una persona reale intendo. Ci eravamo semplicemente fissati troppo a lungo, così l'ho colpito con un pugnale, uccidendolo. Ed ora eccomi qui, sono il presidente delle Filippine. Non è la prima volta che Duterte si lascia andare ad esternazioni del genere. A dicembre aveva confessato di avere giustiziato 3 persone quando era sindaco di Davao per dare l'esempio alla polizia. Dichiarazioni che il suo portavoce aveva cercato di minimizzare parlando di un uso legittimo della forza.